Nell'Alghero TG Express di oggi, fiamme in via Doria, un uomo finisce al pronto soccorso. Non valida la seduta del Consiglio Comunale, solo 8 i presenti. Alghero Zieri, DEA di primo livello, accordo trovato in Commissione Sanità. Consegnato al Comune di Alghero il marchio Comune Amico della Famiglia. Basket a 2, presentata alla Mercede, impegnata questa sera contro San Giovanni Valdarno. Sigla e poi iniziamo con l'Alghero TG Express. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con informazioni di Alghero Channel. Fiamme in via Doria. Questa mattina attorno alle 6.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero sono intervenuti nel centro storico. Per cause ancora non chiarite, ma non si esclude il dolo, uno scooter è andato a fuoco e le fiamme hanno aggredito la palazzina poco distante. Un abitante è stato accompagnato in pronto soccorso dal 118 per un principio di intossicazione da fumo. Sul posto anche i carabinieri. Anche questa volta non valida la seduta in prima convocazione del Consiglio Comunale di Alghero. Questa mattina solo 8 i consiglieri d'opposizione presenti, mentre i banchi della maggioranza erano deserti. La massima sede cittadina si riunirà lunedì alle 18 in seconda convocazione, quando basterà la presenza di un terzo dei consiglieri perché sia valida la seduta. Alghero Zieri, DEA di primo livello, accordo trovato in Commissione Sanità. La conferma arriva dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Arru, presente ieri sera ad Alghero per il Family Festival. L'anno prossimo il presidio di Alghero Zieri vedrà istituita la terapia intensiva polivalente e la rianimazione, con il riconoscimento del primo livello nella nuova rete ospedaliera regionale, senza necessità di alcun monitoraggio. Ma non tutti sono d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde. Oggi abbiamo illustrato alla stampa i nostri emendamenti che puntano a ottenere il primo livello per il presidio di Alghero Zieri, un primo livello che noi meritiamo anche perché comunque abbiamo delle grandi tradizioni, quindi vogliamo tutte le specialità attualmente esistenti più la rianimazione, anche perché non riusciamo a capire perché il primo livello lo debba avere San Gavino che ha 133.000 abitanti a fronte di oltre 150.000 del territorio di Alghero Zieri. Per quanto attiene la notizia che è arrivata a Cagliari ieri, io credo che sia ancora l'ennesima presa in giro, perché il monitoraggio viene spostato a dopo l'istituzione del primo livello. Il primo livello viene istituito nel 2018 senza specificare quando. Ricordo che per quanto riguarda il direttore generale dell'emergenza urgenza, il provvedimento normativo prevedeva la nomina entro il 31 dicembre del 2016, siamo a ottobre e ancora non è stato nominato. Consegnato al Comune di Alghero il marchio Comune Amico della Famiglia. Alghero è la prima città al di fuori del Trentino, regione italiana leader nelle politiche familiari, a ottenere il titolo dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 2015 tra il sindaco Mario Bruno e il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi. Ora diamo la linea alla regia per qualche istante e poi torniamo qui in diretta dai giardini di Portaterra. La mozzarella di bufala. Se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Presentata ieri sera nelle sale del Blau Sky Bar dell'Hotel Catalunya, la Mercede Basket Alghero, che partecipa al campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile e tutte le squadre giovanili. Oggi alle 19 sfida al Palacobia contro San Giovanni Valdarno. A margine del TG sentiremo una dichiarazione con il coach Claudio Cari. Ora vi lascio quindi con l'intervista a Coach Cau, poi alle 14 per Alghero e i suoi figli d'arte l'appuntamento è con Tonino Alfonso. Nel corso della serata trasmetteremo un'intervista a Massimo Nofri che ieri sera nel Teatro Incantato di Molineddu ha presentato il suo libro Maledetti Tuscani, pensieri in fumo. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A lunedì!
Contentissimo di essere tornato ad Alghero, contentissimo di allenare un gruppo di ragazze esperte, ragazze giovani. Troveremo, stiamo cercando l'amalgama giusta. Questa presentazione abbiamo potuto ringraziare la società, la famiglia Mercede, ringraziandoli veramente di avermi di nuovo dato fiducia. Porterò avanti il mio lavoro, porterò avanti questa esperienza con grande impegno. Parlando di San Giovanni Valdarno, la prossima nostra avversaria è una squadra forte tecnicamente, forte fisicamente, mi sono sembrate già pronte per questo campionato. Ha una batteria di esterne fortissime, tra le quali la Iannucci, ultima partita ha avuto uno score di 33 punti, è comunque una squadra completa. Noi faremo di tutto per portarci a casa questa vittoria, la nostra prima partita in casa, e vorremmo fare bella figura. Le ragazze si sono allenate molto bene, sono soddisfatto del loro lavoro e vedremo cosa succederà in campo. Sono fortemente fiducioso. Consigliere Pais, prima seduta del consiglio non valida, solo 8 i presenti. Sì, ormai sta diventando un fatto usuale quello di utilizzare la seconda convocazione come metodo ordinario di riunione. E questo è un fatto assolutamente inusuale che non possiamo accettare, perché questo metodo è un abuso di quelle che sono le regole normali di funzionamento della democrazia. Noi nell'esercizio delle nostre funzioni abbiamo voluto essere presenti, continueremo a esserlo, perché non vogliamo assolutamente che questo possa apparire ai cittadini algheresi come un metodo ordinario. È un fatto assolutamente straordinario, poco consueto, che non viene utilizzato da nessuna amministrazione e che denota lo strato di assoluta decozione di questa amministrazione comunale.